L'EMA ha detto che è un vaccino sicuro, non ha dato alcuna raccomandazione. L'Italia, i nostri scienziati, quindi l'AIFA, il Consiglio Superiore della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, recependo che cosa hanno fatto anche i nostri vicini con cui ci confrontiamo, quindi la Germania, il Belgio, la Francia e la Spagna, hanno deciso di fare una raccomandazione dicendo che è auspicabile l'inoculazione di questo vaccino agli over 60 e dicendo altresì che la seconda dose è sicura, quindi chi ha fatto la prima farà la seconda di AstraZeneca, come peraltro riportato dall'EMA. Io non sono uno scienziato e mi limito a riportare questo. Che cosa è stato fatto da me, concordemente con tutti gli altri attori in campo? È riadeguare il piano, il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500.000 a fine mese, però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su. Ecco, le seconde dosi vanno a chi l'ha già fatto la prima, le altre abbiamo allargato la platea dai 60 ai 79, dai 60 ai 79 anni. Sono circa 13.275.000 possibili utenti, di cui 2.270.000 hanno già ricevuto una prima dose in precedenza e quindi prioritariamente il target è questo. L'afflusso di dosi è coerente con questo target, quindi da qui in questo trimestre e nel prossimo arriveranno circa 30 milioni di dosi di AstraZeneca, che parlo dei due trimestri, che chiaramente copriranno questo target. Adesso è importante ridare fiducia a tutti e vaccinarci. Se ci vacciniamo usciamo, se riusciamo a completare gli over 80 come si sta ben facendo qua ai fragili, noi riusciremo poi subito ad aprire alle classi produttive. I nostri territori hanno sofferto, questo è un territorio del Made in Italy, dobbiamo riportare il Made in Italy nel mondo e ci dobbiamo riaprire.